Ciao a tutte, io sono Alin Krivi, Gravidanza, Amore ed Emozione e oggi sono qua per fare un video su un prodotto. Devo fare una recensione, in particolare, quindi nel dettaglio, su il Benny, un aspiratore nasale che va collegato al nostro aspirapolvere. Allora, questa è la scatolina, quindi è arrivato puntuale e veloce. E adesso guarderemo insieme i vari pezzi singolarmente. Innanzitutto apriamo e guardiamo insieme se è tutto integro. Ok, nella scatola si presenta così. Adesso vi farò vedere. Scatolina con l'aspiratore, la scatolina con l'adattatore per il folletto e il libretto di istruzioni. Questo è il prodotto per come è arrivato. Ovviamente è stato tutto controllato in precedenza, quindi già visionato, e adesso andiamo a vedere all'interno della scatola i vari prodotti. Allora, all'interno abbiamo la nostra spazzolina per la pulizia, il nostro aspiratore che come potete vedere è nel suo sacchetto, ovviamente essendo stato già aperto era tutto chiuso, il beccuccino anche lui nella sua scatolina e il nostro libretto di istruzioni. Devo fare una premessa sul libretto di istruzioni. Io personalmente non l'ho trovato molto chiaro, proprio per via dell'aggancio all'aspirapolvere ho dovuto chiedere informazioni alla casa produttrice. Adesso poi vi spiegherò anche perché ho chiesto informazioni, quindi per me non era molto chiaro. E andiamo a vedere insieme adesso il montaggio sull'aspirapolvere. Ovviamente l'adattatore è per il modello folletto, che anche lui è nel suo astuccino, come potete ben vedere, chiuso. Quindi si può utilizzare sia sulla marca folletto sia su un aspirapolvere classico. Allora, prendiamo il nostro aspiratore, che come potete ben vedere da soli, che è molto molto facile. È già tutto collegato, va solo agganciato il nostro aspirapolvere. Ok, allora l'aggancio è così, va attaccato al tubo dell'aspirapolvere. Io ovviamente ho chiesto informazioni perché non è molto pratico da dover tenere mentre aspiro, quindi non mi era chiara questa parte. Però per il resto è molto semplice collegarlo, quindi essendo da incastrare il tubo. Ecco per l'appunto. Ho chiesto informazioni appunto perché non è molto pratico da dover tenere e aspirare. E per il resto adesso andiamo a vedere insieme il funzionamento sul bambino, quindi l'aspirazione vera e propria con il bimbo. Adesso vi faremo vedere come funziona effettivamente sul bambino. Questo è il mio piccolo ometto di 21 mesi, Kevin, che si sta divertendo a giocare con il mio telefono. Sì, amore, adesso noi aspiriamo questo nasino, allora, dimenticavo, in dotazione nella scatola troverete anche il ricambio, questo che è doppio perché ce ne avete già uno compreso nel tutto, questo è in più. Allora, come ho detto prima, guarda un po', va semplicemente attaccato il tubo così e con un movimento accendiamo l'aspirapolvere. Oh, aspetta, aspetta, hai ragione, Marinotto. Facciamo vedere. Ok, aspiriamo questo nasino. Vai. Ah,
divertito. Come potete ben vedere, il bambino si è divertito perfino a farlo da solo. Io mi trovo meglio con quello manuale. Però è una bella invenzione. Magari i bambini si divertono anche. Questo lo ridai la mamma, però, eh. Ok. Dopodiché, una volta aspirato il naso, è molto semplice, va aperto e lavato sotto l'acqua corrente. Come troverete anche scritto... Come troverete anche scritto, no amore, no amore, nel foglietto delle istruzioni del prodotto. Con questo direi che la recensione è stata abbastanza completa, perché comunque il prodotto è una bella invenzione. Io vi saluto tutte e seguite il gruppo, la pagina, e vi saluto.